Artivision è un progetto prima di tutto finanziato dalla comunità europea e che vede coinvolta la Regione Puglia, l'assessorato al Mediterraneo come leader partner e ha il supporto tecnico molto valido della Puglia Film Commission. E nel campo regionale vede protagonista anche la Fondazione Pino Pascali. È un progetto che mira molto sulla comunicazione culturale dal punto di vista soprattutto innovativo e va alla ricerca sul territorio di scoprire i talenti dei giovani artisti che devono capire che cosa si muove sul territorio e questo lo fanno, come dicevo prima, attraverso dei prodotti innovativi. Il suo obiettivo è innanzitutto rimettere al centro la produzione di documentari d'arte, che dovrebbe essere una delle vocazioni italiane che non si sa perché anni fa fu delegata ad altre nazioni. Allora abbiamo artisti, un grande patrimonio artistico che fra l'altro si va anche rinnovando, abbiamo ottimi cineasti e serve riprendere a fare i documentari d'arte. 2 anni e mezzo di vita di un canale che vuole essere un punto di riferimento per tutte le arti in Italia e che vuole continuare a produrre tanto sul territorio e a raccontare i processi artistici che troviamo nel nostro paese. Abbiamo rinnovato cercando di rifarci ad esempi che abbiamo trovato in programmi di acquisizione che arrivavano dall'Inghilterra, quindi da BBC, da Channel 4, dalla Francia, da Arte. Abbiamo cercato di dare un taglio narrativo a tutto quello che portavamo in video e lavorando con piccole case di produzione molto fresche. Io suggerisco di guardare ai processi reali che sono in corso nel mondo della televisione, occupandomi di televisione, e questo è il mio settore di riferimento. I processi reali spesso sono molto lontani dalle grandi progettualità, ricchissime, piene di idee e di spirito di innovazione con cui affrontiamo il problema. La realtà sta andando verso una dissoluzione della televisione locale tradizionalmente intesa. Peraltro però stanno nascendo tante realtà, web TV, il mondo, in particolare quello pugliese, dell'audiovisivo locale, è in grande fermento. Più di tutti in Italia, lo dico con grande documentazione di dati. Perciò che cosa sta, come sta trasformando la crisi o il passaggio, la fase di passaggio, questa realtà dell'audiovisivo locale?